Buongiorno ragazzi, anche oggi super dormita dopo una super cena e io, dato che la colazione è alle 8, ho colto l'occasione per andare a vedere l'alba, a vedere qualche nuvoletta, che qua c'è un cielo che è imbarazzantemente bello, proprio bellissimo. Questa è la super colazione. Ecco qua, superlativo. Ma come al solito sono sempre più lento, imbarazzante. Dopo colazione sono le 9, sono un'ora in ritardo rispetto all'orario che pensavo di riuscire a partire. Vabbè dai, recupero, sono solo 26 km oggi, solo, però ci sta. Finalmente mi sono messo in cammino, ormai ho già macinato un chilometro e mezzo. Da Santa Cristina Gela, bellissimo, è stata un'esperienza veramente veramente bella. Ho incontrato gente fantastica lì all'hotel Belvedere, ma anche i due gestori Giovanni e Mimma, delle persone fantastiche, veramente fantastiche. In ogni caso, oggi la tappa comprende il pezzo tra Santa Cristina Gela e Corleone. Sono anche oggi, come dicevo prima, 26 km con circa 700 metri di dislivello. Ah, c'è un po' di fango, devo evitarlo. Il percorso è iniziato molto meglio di ieri, almeno dopo giusto 200 metri abbiamo subito mollato l'asfalto. Ieri è stato veramente devastante camminare tutti quei chilometri sull'asfalto, non ne potevo più. Quello è il lago dei Piana degli Albanesi. Veramente, veramente spettacolare. Cioè la vista è tanta, tanta roba. Quella è Santa Cristina Gela, 40 minuti fa ero là ad iniziare la seconda giornata. Praticamente sono sceso tutto qua, passato in questa strada in mezzo ai campi, arrivato fin qua in fondo, tornato indietro qua sotto e salito fino qua, esattamente qua, e devo andare là. Quello che vedete alle mie spalle è il punto più alto della giornata, sono circa 760 metri sul livello del mare. Ora devo scendere un pochino e poi ho un 2/3 falsi piani / sali scendi prima di arrivare a Corleone. Devo praticamente attraversare tutta questa vallata, prendere questa strada, poi girare tutto qua a destra e andare in questa direzione tra queste montagne. Oggi si prospetta una giornata veramente fantastica. Oggi sto camminando veramente nel fango, ma come cavolo è possibile? Cioè, ho guardato il meteo e sono settimane che non fa una goccia di pioggia e c'è una quantità di fango assurda. Comunque oggi il morale è altissimo,
perché c'è un panorama che è veramente assurdo, una campagna bellissima e anche soprattutto fa un po' meno caldo rispetto a ieri. Ci sono circa 15 gradi e quindi è molto molto più easy camminare. Ieri con 20 gradi veramente schiattavo sotto il sole. Invece oggi riesco a tenere i 6 km abbondanti ed è un buon viaggiare, non mi lamento. Soprattutto poi c'è anche il giusto connubio tra strade sterrate, strade asfaltate o ex asfaltate, perché qua mi sa che l'ultima volta che hanno asfaltato sono passati un po' di anni, però tanta roba, tanta roba. 10,8 km a Corleone, secondo me è sbagliata quell'indicazione, perché la traccia di oggi doveva essere circa 26 km e la traccia GPS percorsa è 12. Lì dice che ne mancano 10,8, secondo me ne manca qualche d'uno in più. Anche proprio vedere la traccia sulla mappa non mi sembra di essere ben oltre la metà. Quindi, boh, vediamo. Adesso comunque è quasi mezzogiorno e mi ha detto Giovanni, il gestore dell'hotel Belvedere, che c'è un monastero e magari se trovassi una panchettina, qualcosa dove sedermi, non sarebbe malaccio. Guardate cosa è spuntato davanti a me. Giuro che non l'avevo minimamente pianificata questa cosa. Praticamente sono le 11:53 e lì davanti a me c'è il monastero. Veramente non l'avevo minimamente pianificata questa cosa. Oltretutto che questa magna via francigena non l'ho pianificata benissimo. Cioè mi sono guardato un attimo le tratte come erano e basta. Senza stare lì a calcolare esattamente oggi faccio questo, domani faccio quest'altro pezzo. Ho detto circa in 8 giorni la voglio fare, me la prendo con calma e me la faccio. Che bello, lì è il mio pranzo. Devo un attimo capire dove sono dei tavolini, se ci sono anche, ma direi, spero di sì. Eccoli trovati, tanta roba! Oggi per pranzo, dato che sapevo che sulla strada non c'era nulla di nulla dove poter mangiare, mi sono portato questo risotto, anzi questa pietanza balcana a base di riso. A me piace di più Balkan risotto, perché sta traduzione, l'aspetto interno è abbastanza invitante. Comunque dovrebbe essere praticamente pronto, ormai sono già 10 minuti che si sta reidratando, poi fa caldo. Non male, forse ci vuole ancora un minutino, lasciarlo lì un attimo, un minutino per reidratare, ma ci siamo quasi. Dopo un ottimo pranzetto, ovvio non era cucina siciliana, quello lo ammetto, però piuttosto di nulla, andava super bene, mi sono rimesso in cammino per cercare di arrivare il prima possibile nella zona di Corleone.
Ed ecco arrivato al punto più critico della giornata. Qua c'è da guadare. E non c'ho tanta voglia, ma non c'è altra alternativa. La guadata è stata più easy del previsto, perché c'era poca acqua e sono riuscito a saltare di qualche pietra in pietra. Super super easy. Non sono riuscito a fare qualche video perché mi sono dovuto aiutare con entrambi i bastoncini e non ci avevo minimamente voglia di rischiare di affogare nel fango. Ah, ottimo, anche questa andata sono super contento, super super contento. Comunque, nota di servizio: in questo punto mancano 10.8 km, circa 4 km e mezzo dopo al cartello che vi avevo mostrato poco fa. Mi sembrava un po' completamente fuori dimensione. Ah. Ho trovato un altro cartello che diceva Corleone 6 km 6 e invece ne mancano 8 e 9 quasi, poco meno. Sono completamente tutti sbagliati, eh. Boh. Possono metterli, cioè generi false speranze, mancano solo 6 km invece ne mancano quasi 9. Ragazzi, c'è un panorama che è indescrivibile, indescrivibile. Quella è la salita finale per arrivare a Corleone. Bello strappettino, bella in piedi sembra da qua, eh? Ultimo guado della giornata. Andiamo di salto? Proviamo. Oh. Sì, qua è veramente in piedi. Questa è la mazzata finale di oggi. Oh, gli ultimi 200 metri di salita e 100 di discesa. Ammetto che il pezzettino alle nostre spalle è stato veramente duro, in piedi, decisamente. Saranno anche i 22 chilometri che abbiamo già macinato, che non è che aiutino. Io non ho mai sudato così tanto oggi. Il gregge di pecore o capre. No, sono pecore, sono pecore. Ah no, sono miste, sono tutte e due, infatti mi sembrava a me. Che belle! Ed eccoci arrivati a Corleone, punto finale della tappa odierna. Quest'ultima salita qua all'ingresso di Corleone mi sta distruggendo la pianta dei piedi. Bruciano veramente. Gli ultimissimi metri, veramente gli ultimissimi metri sembrano eterni. Ah, comunque dimenticavo di dire che io non ho prenotato ancora nulla di nulla, sto andando in un B&B a chiedere, diciamo, accoglienza così sull'uscio della porta. Sto avendo di quelle botte di fortuna assurde, anche oggi praticamente assieme all'altro ragazzo che avete visto prima, Andrea, mi sono presentato all'ingresso del Bed and Breakfast e gli ho chiesto se c'avevo un posto in più, mi fa ma sì dai va bene, e quindi praticamente anche stasera sono ben sistemato, gentilissimo ragazzo. Il posto si chiama Bed Corleone o Corleone Bed, non mi ricordo, non ho ancora ben capito. E per ora ve lo straconsiglio, vi faccio vedere un pochino, cioè questa è tutta la cucina fornitissima,
E questa sarà la mia stanzettina per stanotte, veramente carina, super super carina. Soprattutto poi la modica cifra di 20 euro è super onesto, super ci sta, veramente. Questo invece è il salottino d'ingresso e questo è il bagno. No, super tanta roba, sono stracontento. Inoltre stasera il tizio del Bed and Breakfast ci ha suggerito un posto che deve essere veramente buono, che si chiama Taberna Casa Nostra. E proviamo lì, abbiamo provato a chiamare a prenotare per alle 8, quindi ora il piano è mi faccio una doccia, lavo un po' di cose che puzzano da fa schifo, e per fortuna non potete sentire, e poi mi faccio anche una doccettina e tutto, poi mi rilasso. Dovevamo andare a mangiare a quel ristorante, quella taberna particolare, che però risulta essere chiusa e qua a Corleone non c'è praticamente un ristorante, un posto dove uscire a mangiare, quindi abbiamo ripiegato su una pizza e adesso stiamo andando a trovare un alimentare ancora aperto per pigliarci qualcosa di secondo. In extremis abbiamo trovato delle pizze, questo sarà il nostro cenone di Capodanno, ottimo. No, ma dopo ci abbiamo anche la riserva, vi faccio vedere dopo. E questi sono i nostri rinforzini, uva e uva. Sto malissimo ragazzi, sto veramente male. Olive di Corleone, cioè che sono tipiche di qua, adesso le assaggiamo. Pecorino, anche questo tipico di Corleone, e quest'altro non mi ricordo che cosa, che formaggio sia, ma deve essere super buono comunque, tanta roba. Non potevamo concludere in bellezza l'anno senza dei dolcetti, super. Queste cassatine devono essere tanta roba, ma anche i cannoli. Il cannolo è il cannolo. Ed anche per oggi è tutto, per la notte di Capodanno. Alla fine non ho avuto il coraggio di farlo in tenda, ma va bene così. Ci vediamo domani col terzo giorno della Magna Via Francigena. Buonanotte!